Dinerò con me. Bellissimo. Allora, innanzitutto questo è uno dei posti più belli di Pesaro, no? Sono 23 ettari a un chilometro da Piazza del Popolo, è stato oggetto un po' di battaglia, però a noi ci piace fare, non ci piace chiacchierare, no? E questa è una cosa per fare, no? Noi fare facciamo. Lì, non siamo lì, È un lavoro nato assieme a Daniele, assieme a Marco, dopo le sollecitazioni, no? E la volontà da parte della famiglia Mercantini di sviluppare una bacheca con un cavallo di battaglia della Franca. Allora, assieme ai ragazzi del centro operativo, assieme al Mengaroni, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, diciamo. Perché? Perché avere in questo punto qua è una bella passeggiata, ci sono i giochi per i bambini, ci sono i genitori, c'è la possibilità di stare qua sotto un albero a studiare, a leggere, a passare qualche ora, magari uno si può fermare qua, si legge la poesia e siccome noi siamo avanti dal punto di vista tecnologico, grazie a Marco, abbiamo fatto anche il QR code. Tutto qui, io non devo dire bravo. Siamo presidente allora. Mi sono se non altro accodato a Daniele Denzo per dare una mano a sviluppare questa bella cosa. Il posto è suggestivo, è bellissimo, abbiamo cercato di valorizzarlo se non era già valorizzato con la poesia di Franca, anche dotando del QR code. Il QR code non è altro che uno strumento che consente di sentire o vedere la poesia di Franca anche per coloro che non sentono e non vedono, quindi per chi non sente è sottotitolata nel video e per chi non vede potrà ascoltarla con la voce di Franca, quindi adesso lo proviamo tutti il QR code. Perché chi sempre quando vede poco, esatto. Vedi mezzo. Vedi mezzo. Comunque crociamo le dita, doveva funzionare tutto, ma è stato bellissimo con Nicoletta che ringrazio, il Mengaroni che ha preparato la grafica e chiaramente aspettiamo solo di leggere la poesia tutti insieme qui in questo momento che è un tramonto bellissimo. Grazie. Chi è che scioglie? Franca, Franca. Venga, venga. Voglio... Sono io? Sono io, Franca, sì, io entro. Prima lei non l'ho più aperto. In alto, in basso. Se sbagliamo, casca tutto. Camminate. Allora, qua, uno, al tre, aspetta, io ti dirò Franca. Di qua, no, ma non mi muovo. No. Aspetto il via. Va di là. Pronti. Sono ubbidiente. Sono emozionata. Pronti? Così. Attendi. Ecco. Via. Abbiamo fatto il doppio nodo. La poesia si viene a leggere. La recita. Sì, la recita anche stasera. La recita. Tanto a memoria si ricorda lì. Ma no, Che spettacolo. Ve la devo dire? Vai. A qui subito, bella, voi lo... No, buonasera, grazie di essere venuti qui. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Per me è stata un'emozione molto forte quando ho saputo che questo progetto era stato realizzato, quindi ho pianto da sola, mi sono asciugata le lacrime da sola e quindi col cuore gonfio di gioia ho ringraziato tutti in silenzio chi ha partecipato e ha dato qualcosa di sé per realizzare questa cosa che non pensavo mai nella mia vita, che mi succedesse una cosa tanto bella. Quindi le cose belle sono qualcosa di bello, ti fanno commuovere, ti fanno piangere di gioia. E io pianto di gioia, grazie a tutti voi! Grazie! Vi prenderei a tutti, vi stringerei uno per uno. Ma ragazzi, è una caldagna, mica adesso, se volete, ve la dico. Perché questa poesia l'ho scritta perché io venivo... Ho partecipato anch'io per la realizzazione di questo parco. So quanto si è sofferto per realizzarlo.
Allora sono venuta su con i bimbi e ho visto le cerque. Cacchio, no! Queste le tre sorelle, cioè queste hanno vita, hanno visto tutto. Sono venuta a chiedere che aperta la matita, che aperta io ho scritto. E io ho scritto così. Del parco le tre sorelle, del parco Miralfiore c'è tre cerque. Lei è tre sorelle, a dove tu veda quanto lei è belli, maestosa e imponente. Loro gli ha sfidati i secoli e i venti. Non ha avuto paura della guerra, gli ha rimasto di chiedere, ma lei sta su terra. C'è un po' di malinconia, le pensa, ma che il tempo le vuole via. La più grande la dice, ma la più piccina. Star corte resena, quanto il gallo ci svigliava del fè del giorno. Tutti aveva vita, ma che d'intorno, e il ken da paiere il vaieva da mat, i smiaguleva dalla femmica, e poi tutti intorno il ruspeva, per cercare un brigio la terra, la campagna, la iera de mel color, ver la spagnera dall'agrodor, gialle il gren, pentornit, rossi papavre, bianchi, le margherite, quanti era bei, chi flonza tutti i color, gli sembrava pitturedi da un gran pittor. Gli risponde malinconica la sorella, tutta la campagna la era bella, l'era la fatica del contadin aiutet dalla men del signorin. E alla sera, quando rintoccava l'Ave Maria, si inginocchieva Pep, Giovanni e la Lucia. A illuminare c'era le stelle, adesso c'è la luce, non è tan bella. E chi interviene la Marcella, che le tre cerco e la più bella? Oh, insomma, alla cegida, pianucolè, nel progresso, a c'è dovemma da te. E poi noi altre, a s'infortunet che l'ho mangiata iet. E tu sti camp, mezzo abbandonet, gli ha fatto un pret, un parc, che è l'orgoglio di chi l'ha progettet. Guardè a destra, guardè a manca, tu ste paradis, niente manca. C'è il laghetto, i giopperi fiuleti, i campi e custoditi, medi giardini. E chi interviene l'altra sorella e dice, guarda Marcella, che noi altri del par ma siamo contenti come te, perché le belle e nessuno il può negare, però al spo dimentichè il passato con se niente fosse stato. Te, a sentire che il chiasso e la risatina. E lei è la nipote la Rosina, sa che il ragazzin che cerca la nostra ombra per avere quel bagin. O piove, o c'è il sole, il ragazzo ancora sotto le cerque, i vena fe l'amore. Bravo! Queste sono le mie tre cerque. Queste le tre. Funziona. Funziona davvero.